Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo dei consorzi di tutela e del settore del vino. Lo facciamo con il nostro ospite, Pier Claudio De Martin, che è viticoltore e anche presidente Uvive. Pier Claudio, buongiorno. Bentrovati. Grazie di essere con noi. Mi piacerebbe fare una prima domanda guardando al passato. Per il settore, com'è stato il 2023? Ma allora, parliamo da un lato di produzione e dall'altro di commercializzazione. Per quanto riguarda l'aspetto produttivo, non è stata un'annata facile, nel senso che ad un inverno siccitoso sono poi seguiti 2 mesi, maggio e giugno, piovosissimi, quindi con attacchi molto violenti di peronospora. Fortunatamente l'attenzione e la professionalità che hanno i nostri agricoltori sono riusciti a fronteggiarli brillantemente. Le viti si presentavano in condizioni splendide come equilibrio, sanità dell'uva, solo che nulla abbiamo potuto fare contro la violentissima grandinata che ha interessato praticamente tutta la zona pedemontana del Veneto, partendo dal Veronese, il Vicentino, la pedemontana trevigiana, per poi finire nel Medio Friuli. Fortunatamente dopo la grandinata c'è stato un tempo buono, quindi anche grazie ad una serie di trattamenti che sono stati fatti, lo stato fitosanitario dell'uva era ottimo, non sono partiti marciumi e siamo anche stati aiutati nella fase prevendemmiale da escursioni termiche, cioè l'abbassamento della temperatura durante la notte, che ha permesso di arrivare, pur con i limiti, ripeto, determinati dalla grandinata, comunque ad una curva di maturazione ottimale. E per quanto concerne invece la quantità? Per quanto riguarda la quantità, io avevo sentito alcune stime che parlavano di un più 10, addirittura di un più 15% rispetto all'anno scorso, mi avevano lasciato estremamente perplesso, perché in realtà la quantità è stata del 10% inferiore. Il Veneto si è riconfermato la prima regione produttiva italiana con 13.647.000 quintali d'uva raccolti, però siamo più o meno ad un 10% meno dell'anno scorso e comunque anche a un 2,5% meno della vendemmia di 2 anni fa, che non è stata una vendemmia estremamente produttiva. La cosa che a me, come presidente, lo ha ricordato lei prima, dei consorzi tutela Veneto piace evidenziare è che di tutta questa produzione l'80% è a denominazione d'origine controllata o denominazione d'origine controllata garantita, quindi i vertici della piramide qualitativa del vino, e il 16% è indicazione geografica tipica. Quindi, per quanto riguarda i vini varietali o i vini da tavola, su tutta questa produzione abbiamo semplicemente un 4%. Quindi con queste premesse le prospettive per il 2024 sono positive? Le prospettive per il 2024, per quanto riguarda la commercializzazione, abbiamo visto l'aspetto produttivo. Nel 2023 la commercializzazione ha dovuto fare i conti chiaramente con delle situazioni geopolitiche non felicissime, con delle crisi congiunturali nei primi 3 paesi importatori di vino veneto, che sono gli Stati Uniti, la Germania e l'Inghilterra. E quindi una leggera flessione, non tanto nei valori che è stata bilanciata dall'aumento dei listini, quanto nei volumi effettivamente c'è stata. Come parte questo 2024?
Il 2024 parte con una situazione forse più favorevole, nel senso che alcuni dati economici sono decisamente migliorati, a partire dal costo dell'energia che si è sensibilmente ridotto. Vediamo che anche l'inflazione, non soltanto in Italia, ma anche negli Stati Uniti ed in Germania, si sta riducendo sensibilmente, i tassi di interesse lo stesso, quindi sono dei dati economici che ci fanno sperare che in realtà ci sia una ripartenza, anche se non possiamo ipotizzare quando questo rimbalzo arriverà alle famiglie aumentandone la capacità d'acquisto che nel 2023 è stata chiaramente limitata appunto da questi fattori economici. E la situazione in Veneto com'è la situazione del vino Veneto? In Veneto continuiamo ad avere questi macrosistemi che funzionano partendo dal Prosecco che ormai è arrivato a 800 milioni di bottiglie, c'è cioè poi il macrosistema del Pinot Grigio e il macrosistema veronese fatto da Soave e Valpolicella. Anche se proprio la situazione che ci troviamo a vivere dovrebbe portarci a fare una riflessione, io sono un produttore di Prosecco, sono all'interno del consiglio di amministrazione del consorzio e mi chiedo effettivamente se dobbiamo continuare ad inseguire il miliardo di bottiglie, ripeto, per quanto riguarda il sistema Prosecco, o invece concentrarci nell'aumentare il valore degli 800 milioni di bottiglie che facciamo e del consolidarne l'immagine. E parlando a 360 gradi, vado a chiudere questa mia riflessione, se parliamo di vino veneto, io ricordo che 20 anni fa uno dei punti di forza che aveva la regione era la diversificazione dell'offerta. E penso effettivamente che dovremmo riprendere a parlare del vino veneto non solo attraverso macrosistemi, ma anche attraverso dei prodotti che non hanno certamente i numeri di un macrosistema. Penso ai vini dei Colli Iberici, dei Colli Euganei, dei Monti Lessini, che hanno prodotti di altissima qualità e soprattutto fatti in territori che hanno delle bellezze naturalistiche assolutamente straordinarie.